Benvenuti amici ai 101 secondi viola di oggi. Paolo Sosa ha ricominciato a lavorare con la squadra, ha ricominciato a lavorare senza i 10 nazionali, ma già in mente, ha già in testa una possibile formazione anti-Empoli, perché la Fiorentina poi dovrà fare i conti con la trasferta di Europa League a metà settimana e con la partita contro il Sassuolo. E allora Giuseppe Rossi sta continuando ad aumentare i carichi di lavoro per arrivare il prima possibile all'ora e mezzo, diciamo così, di minuti nelle gambe, 90 minuti nelle gambe per poter giocare dal primo minuto. Giuseppe Rossi potrebbe esserci contro l'Empoli, potrebbe esserci Kalinic, ma non sono escluse sorprese. Molto dipenderà anche dalle condizioni dei nazionali che torneranno in questi giorni alla spicciolata a Firenze. Paolo Sosa ragiona ormai partita dopo partita, ragiona ormai senza pensare ai titolari e senza pensare alle riserve. Sono tutti titolari e sono tutte riserve, dipende da come si allenano, dipende dagli avversari, dipende dal loro stato di forma. E allora anche per Pepito potrà essere un nuovo ciclo quello che comincerà, un ciclo vincente, un ciclo da protagonista, un ciclo da titolare, perché fino ad oggi la gestione di Paolo Sosa e del suo staff nei confronti di Giuseppe, di Pepito come ci piace chiamarlo a noi, è stata ottimale, è stata splendida, è stata speciale, è stata da padre con il figlio, è stata da persona che sa quanto può valere Giuseppe Rossi da gennaio in poi, quando davvero le partite diventeranno ancora più complicate, quando davvero il campionato della Fiorentina si deciderà fino in fondo. A domani con i 101 secondi viola, un saluto da Marco Dell'Olio.